Ciao, oggi facciamo qualche domanda per vedere se sei pronto per l'esame di biochimica. Ma prima, io sono Emanuele, sono studente di medicina, ho appena finito il primo anno. Continua il video solo dopo esserti iscritto e aver messo mi piace qua sotto e non qua sopra. Piccola premessa prima di cominciare il video: questo video, se hai già visto gli altri, se non già come funziona, se è il primo che vedi. Se no, se per te è la prima volta, ti rispiego da capo. Cioè, ti faccio una serie di domande in successione. Tu devi bloccare, sapere, in questo caso disegnare il processo, visto che è biochimica, rispondere in qualche minuto, capire se le tue idee sono a posto riguardo a questo argomento, a questa materia. Fatta la premessa, cominciamo. Visto che parliamo di biochimica, devi sapere di tutti i cicli, disegnare, saper scrivere le formule. Poi magari il tuo professore avrà già indicato quali saranno i processi che gli interessano di più rispetto magari a dei processi, diciamo, più secondari. Mi parli del colesterolo, di come viene assorbito, di come viene trasportato all'interno dell'organismo, come può essere sintetizzato e dei suoi vari derivati. Mi parli della chetogenesi e perché è importante a livello del sistema nervoso centrale. In particolare fai riferimento alla vitamina D, A, E, K e i dolicoli. Parlami di come avviene il trasporto dei lipidi e quali sono le vescicole adibite al trasporto dei lipidi. Differenze tra beta riduzione e beta ossidazione. Parlami dell'acido grasso sintasi, quali sono le sue subunità, elencamele e spiegami le varie funzioni che compiono. Spiegami come vengono messi in circolo i grassi. E in particolare fa riferimento alle fosfolipasi, quando vengono utilizzate, perché si utilizzano, quello che ti ricordi. Parlami della beta riduzione, cosa mi sai dire riguardo la beta ossidazione e cosa succede nel caso abbiamo degli acidi grassi insaturi o polinsaturi o a catena dispari. Quanta ATP viene prodotto a livello di un acido grasso a 16 atomi di carbonio rispetto a una molecola di glucosio? Come si risolve dal punto di vista clinico una situazione di chetoacidosi? Quali altri ruoli possono svolgere i lipidi oltre al ruolo prettamente di funzione energetica? Parlami del catabolismo degli amminoacidi, disegnami il ciclo dell'urea e spiegami quali processi vengono attuati per evitare appunto una basificazione dei fluidi corporei. Dove è presente la bicicletta di Krebs e perché prende questo nome? Come vengono sintetizzate purine e pirimidine? Come vengono degradate purine e pirimidine? Come viene sintetizzato il gruppo M e parlami di altri derivati degli amminoacidi. Quanto ATP si forma tramite l'entrata nella catena respiratoria di NADH o di FADH2? Mi parli del processo della respirazione cellulare, mi fai riferimento ai complessi, la forma, le dimensioni, le strutture e ovviamente le funzioni. Chi sono i trasportatori lungo la via della catena respiratoria? Spiegami il meccanismo a catalisi rotazionale e la struttura del complesso dell'ATP sintasi. Cosa sono gli agenti disaccoppianti? Quando è che l'organismo utilizza il NADH e quando è che invece viene utilizzato il NADPH? Di entrambi mi devi saper disegnare le strutture. Cosa mi sai dire riguardo la barriera ematoencefalica nell'ambito della biochimica? Disegnami la struttura della vitamina allora, disegnami la struttura della vitamina B12 e dimmi in che processo è coinvolta. Parlami della condizione di digiuno, quali processi e strategie metaboliche attua il nostro corpo per poter mantenere operativo. Descrivimi lo shuttle del malato aspartato. In che cosa è coinvolto lo shuttle del citrato? Che cosa consiste? Mi parli del catabolismo dell'alcol, delle complicanze che ne derivano e perché e in che modo influiscono sul corpo, facendo anche riferimento alle problematiche legate all'acetaldeide. Mi fai una differenza tra mioglobina ed emoglobina. In che processo è coinvolto l'enzima ribonucleotide reduttasi? Perché è importante il glutatione? Quando è che abbiamo visto lo shuttle del glicerolo 3-fosfato? Su cosa influiscono rispettivamente insulina e glucagone e in quali procedimenti li abbiamo visti? Come avviene la liberazione di insulina? Cosa avviene in una situazione di un individuo diabetico in cui abbiamo una carenza di insulina e come si può risolvere questo stato? Mi parli del ciclo alanina-piruvato. In che situazioni viene prodotto il lattato e a cosa serve? Mi parli della glicolisi, me la disegni e mi spieghi perché si possono ottenere o 30 o 32 molecole di ATP a partire dalla degradazione di una molecola di glucosio. Parlami di quali intermedi che po possiamo trovare nella formazione di altre vie durante la glicolisi. Arriviamo al ciclo di Krebs, me lo disegni, mi parli di come vengono regolati a livello di quali processi e mi spieghi che cosa sono le reazioni anaplerotiche. Quali sono i destini del glucosio 6-fosfato nel fegato? Differenza tra esochinasi e glucochinasi. Disegnami la via dei pentosi fosfati, come viene regolata e perché è importante. Parlami del glicogeno, come viene accumulato e come viene liberato.
Io con le domande ho finito, spero che tu ti prenderai un buon voto all'esame. Se sai rispondere a tutte queste domande senza andare nel panico, prenderai sicuramente 30. In caso scrivilo qua sotto. Se ti interessano argomenti riguardo diabete, sport e medicina alla facoltà che io studio, sei nel posto giusto. Ricorda di iscriverti, mettere mi piace e commentare e noi ci vediamo al prossimo video.